Grazie, grazie a voi. Per me è estremamente importante essere qui al Cibus Forum di Parma. È un presidio dal punto di vista dell'importanza strategica del nostro export fondamentale, ma è anche un grande segnale di speranza. Ovviamente il Cibus vero e proprio si terrà nel 2021 e noi sosterremo pienamente tutti gli eventi fieristici che riguardano il nostro Made in Italy, che promuovono il Made in Italy nel mondo. Ma l'idea del Cibus Forum di oggi è importantissima per dare continuità ad una serie di eventi e ad una serie di appuntamenti che causa Covid purtroppo sono stati rimandati o abbiamo dovuto rimandare. Ciò che posso dirvi è che il Made in Italy è più che mai strategico in questa fase del nostro paese. Il prodotto interno lordo dell'Italia vede circa il 32% legato alle esportazioni, il 15% legato al turismo, e questi due fattori sono complementari. Promuovere il Made in Italy nel mondo significa restituire anche flussi turistici al nostro paese. Esiste il turismo dell'agroalimentare, il turismo legato allo shopping, legato quindi alla moda, legato alle nostre eccellenze, oltre che alle nostre bellezze naturali. Essere sostenitori del Made in Italy significa investire nelle fiere. Noi investiremo fortemente nelle fiere, abbiamo nuovi strumenti che abbiamo introdotto anche nel decreto agosto, ma più in generale per il Made in Italy noi abbiamo firmato all'inizio di maggio il patto per l'export, che vale oltre 1 miliardo di euro per le nostre imprese, e con quel patto per l'export stiamo implementando nuovi programmi. Il futuro del Made in Italy sarà sempre più forte quanto più promuoveremo le nostre aziende e le aiuteremo ad andare sui market digitali, ad entrare nei nuovi circuiti e a promuovere il sistema paese nel mondo. E per fine settembre si chiuderà la gara della più grande operazione di promozione all'estero dell'Italia, 50 milioni di euro, circa 30 paesi in cui promuoveremo il sistema paese, in particolare i prodotti del Made in Italy, in maniera personalizzata, ovvero paese per paese, caratteristiche per caratteristiche, tradizioni per tradizioni, promuoveremo il Made in Italy con un grande sforzo della Farnesina. Sono sempre più contento della riforma che abbiamo messo in piedi, una riforma che ha portato sotto il Ministero degli Affari Esteri tutte le competenze sull'internazionalizzazione delle imprese, e questo ci ha dato grande forza per riuscire a coordinare le ambasciate ICE, SIMEST, SACE e la Farnesina, che sono diventati tutt'uno, e faccio i miei complimenti a tutti coloro a cui stanno lavorando. Sono anche contento che la nostra amicizia con gli Stati Uniti abbia permesso ancora una volta di evitare i dazi contro i nostri prodotti dell'agroalimentare. L'agroalimentare è un settore strategico, in tutto il mondo vogliono comprare il nostro agroalimentare Made in Italy, ed è per questa ragione che anche su questo l'azione diplomatica, l'essere alleati, ha portato a scongiurare per le nostre imprese il rischio dei dazi.